Sono Davide Bucchini, sono il titolare insieme alla mia famiglia dell'azienda agricola Bucchini, che si trova a Isola di Fano, nel comune di Fossombrone, in provincia di Pesaro Urbino. La nostra azienda nasce nel 1965, dopo che i miei genitori, Alfredo e Maria, sono stati per un periodo a lavorare all'estero, quindi tornati in Italia, hanno deciso di intraprendere questo tipo di attività. All'inizio hanno acquistato un piccolo pezzo di terreno dove hanno cominciato a fare l'agricoltura classica degli anni 60, quindi i seminativi con i cereali e la vite e l'olio. Nel 1997 c'è stato il ricambio generazionale, quindi siamo entrati io e mio fratello con le rispettive famiglie, dopo che mio padre è andato in pensione. Tutto il ciclo produttivo, dalla produzione primaria alle trasformazioni alla vendita, avviene all'interno dell'azienda. La nostra azienda agricola produce lenticchie, ceci e cicerchia, e cereali come il farro e il grano tenero, che trasforma anche in farine macinato a pietra, il tutto sempre certificato biologico. Tra i vini che noi produciamo ci sono i vitigni autoctoni classici della nostra zona e il principale, il più conosciuto, è sicuramente il Biancherò del Metauro, un vitigno autoctono della nostra zona e quindi è la nostra DOC di eccellenza della provincia di Pesaro Urbino. La particolarità del Biancherò del Metauro è la freschezza, la bevibilità, quindi un vino molto richiesto perché comunque si adatta molto al pesce, quindi a tutta la cucina della costa, ma va bene anche come aperitivo o comunque per bere, diciamo, tra amici. Produciamo oltre a questo altri due vini bianchi, uno da uve Passerina, che comunque è un vitigno autoctono marchigiano, col quale abbiamo anche fatto un metodo classico che uscirà probabilmente il prossimo anno, 36 mesi sui lieviti, millesimato, sempre certificato biologico da uve Passerina. Oltre a questo produciamo uno Chardonnay con vitigno bianco internazionale, che dà dei vini che esprimono un'aromaticità, comunque una persistenza molto importante. Non per niente questo è uno dei vitigni a bacca bianca più piantati al mondo. Oltre a questo noi produciamo due vini rossi, sempre da vitigni autoctoni che sono i nostri classici del territorio, e uno è il Sangiovese, che comunque nella nostra zona c'è sempre stato, che dà adito a dei vini comunque con una buona acidità e una buona freschezza, c'ha dei tannini abbastanza verdi, quindi si adatta bene alle carni, alla griglia, a tutte queste cose. Poi produciamo anche un vino ad uve Montepulciano, che invece è un vitigno che dà vini molto più corposi e strutturati. Prima di imbottigliarlo lo affiniamo in una botte di legno di rovere italiano grande, non con sentori particolari di legno o di vaniglia, ma questo serve solo per smussare i tannini. Oltre ai vini, legumi e cereali, la nostra azienda agricola produce anche olio extravergine d'oliva. Le varietà di olive che noi coltiviamo sono le varietà classiche della nostra zona e quindi sono il Frantoio e il Leccino. E produce anche dei vini dolci, quali il Vineviscola, che è un vino tipico del nostro territorio, quindi le viscere sono delle ciliegie selvatiche che vengono fatte rifermentare con del vino rosso e dello zucchero, e un vino da uve appassite, quindi uve Bianchello, appassite con una raccolta tardiva e quindi poi affinate in una botte di legno di acacia per circa 3 anni. Facciamo anche uno spumante Brut, sempre da uve Bianchello. La nostra azienda nel 2005 ha fatto un ulteriore passo avanti, entrando nella certificazione dell'agricoltura biologica, che è una certificazione di qualità di livello europeo. Il motivo principale che ci ha spinto a partecipare, insomma, a questo tipo di certificazione è stato prettamente all'inizio un motivo personale, quindi noi ci siamo resi conto che l'operatore, quindi noi stessi che usavamo prodotti di sintesi sui nostri campi, eravamo in qualche modo minacciati, in pericolo per la nostra salute. Poi dopo c'è stato tutto il discorso dell'impatto ambientale e della tutela e della solidarietà dei prodotti nei confronti del consumatore. Questo nel 2005, quindi quasi 15 anni fa, quando ancora non c'era tutta la sensibilità che c'è oggi in Italia verso questo tipo di coltivazione.